Buongiorno e buona Epifania a tutti quanti. Io questa mattina mi sono svegliata con un dolore muscolare tutto qua in questa zona e non riuscivo neanche a parlare. Per fortuna ho un fisioterapista in casa, me la sono giocata bene e quindi mi è rimasta praticamente a nuovo. Adesso mi sistemo un attimo intanto che Dani edita i video di ieri, e poi andiamo a pranzo dai miei. In realtà volevo fare una capatina in uno dei miei bar preferiti perché oggi è il giorno dell'Epifania, c'è una tradizione qui nel Varesotto, ovvero quella dei cammelli di sfoglia. Sono dei dolcetti tipici che si mangiano in questa giornata. E un anno tra l'altro avevamo preso tipo un cammellino per ognuno dei componenti della mia famiglia e generalmente si possono mangiare o vuoti o ripieni di crema, ma questo posto li faceva anche con, non so, crema pasticcera, crema chantilly, pistacchio, insomma varie varianti e quindi ne avevamo presi tipo una per gusto e forse avevamo decretato che la migliore era quella classica crema pasticcera. E quindi niente, volevo passare a vedere se li trovavamo per oggi. Il problema è che è un po' tardino perché sono quasi le 11 tra una cosa e l'altra. E io spero vivamente di trovarli, altrimenti non posso rinunciare ai cammellini della Befana. Non lo so, dobbiamo trovare una soluzione. Comunque, grazie al mio mal di testa, Dani ha deciso di assecondarmi e insomma non siamo andati in palestra. In realtà io ero veramente anche distrutta perché ho fatto due allenamenti di fila e non so come faccio Dani allenarsi tutti i giorni, ma per me è un po' faticoso e soprattutto perché ero ferma da un po'. Però ecco, insomma, mi è andata bene, mi è andata di lusso, ma tanto domani non la scampo, eh. Domani sicuramente dobbiamo andare, anche perché io dovrei fare l'ultimo allenamento della settimana e poi volevo fare anche un po' di cardio, visto che non mi entrano più i jeans. È arrivato il momento di mettersi un po' in forma, che dite? Bene, finisco di prepararmi, sennò poi come sempre io sono in ritardo e Dani in 5 minuti neanche pronto. Per cui mi do una spicciata, mi sistemo anche un po' decentemente perché non ho idea di cosa faremo poi oggi pomeriggio, stasera, così rimango nel caso già un po' truccata, sistemata, anche perché sono conciatissima, non so se si nota tanto, ma ho uno sfogo di furuncoletti, sicuramente tutti, anche tutto quello che ho mangiato in questo periodo. Però, cosa dobbiamo fare? Niente, ce li teniamo e cerchiamo di nasconderli. Allora, facciamo un tentativo, vediamo se è rimasto qualche cammellino. Incrociate le dita per me. Uno grande così. Cammellini trovati! Ne abbiamo fatti solo due perché costano una fucilata e li abbiamo riempiti con la crema pasticcera. Comunque io ero preoccupatissima perché ce n'erano pochi e c'era un casino, una coda infinita, però in realtà dietro nel laboratorio ne avevano Sì, beh, quelli ancora. davanti non li hanno neanche No, toccati. infatti li tenevano dietro in base alla dimensione che volevi, c'erano piccoli, medi e quello gigante era bellissimo, ma tipo veniva 40 euro. Che una volta noi l'abbiamo fatto quello grande forse. E poi vabbè, niente, non vedo l'ora di mangiarli. Ci vediamo a casa, Dani, eh. Ciao, ciao. Dani sta scappando con i miei cammelli, no! No, è che siamo in giro con due macchine perché io ieri ero andata da lui con la mia macchina e quindi siamo in giro con due macchine e lui si è portato via i miei cammellini. Niente, comunque mi sa che mia nipote, quella maledetta, oggi non viene a trovarmi. Peggio per lei, non si mangia i cammellini. Allora, siamo arrivati a casa, adesso è già pronto il pranzetto, polenta e brasato, Izzola. E poi c'è un salamino al tartufo, così. Quindi andiamo a mangiare. Sai, io avevo finito, non ho portato lì, speravo che arrivasse un episodio. Io non so, niente, no? Se vuoi venire a fare un giro da me, vieni pure. Da te Ma ha sbagliato! Hanno però sbagliato! Ce ne hanno fatti uno solo, gra medio invece che due piccoli. Vabbè, comunque questo è il cammellino della Befana di Varese.
Allora, eccoci qua, post pranzo. Io avrei voluto dormire un po', ma Dani non mi ha fatto dormire, non mi fa fare nulla. E quindi, visto che avevo ancora in giro la mia bicicletta da montare, abbiamo pensato di farla. Apro io. Ecco, queste sono le aspettative. Vediamo cosa arriva fuori. Questi sono i pezzi da montare. Perdo pezzi, tanto non serve a niente quello. Procediamo. Tieni, uno io, uno te, io al sellino. Ore dopo la bicicletta è pronta, molto carina. Notate i dettagli, il pedale, da questa parte c'è pure il cavalletto, poi la ruota davanti che gira col manubrio, Il pezzo rotto. il pezzo rotto che per fortuna era extra e non ci è servito. Bella, carina, questa non me la ruba nessuno. Quindi la posso portare a Se la Padova. rubo io. Carina. Mi piace un sacco il cavalletto. Cavalletto. Bene. Ora cosa si fa? Dai, si usa. La si usa? Beh, la sveva forse potrebbe usarla. Aspetta che rifiniamo i dettagli. Perfetto. Merenda, cioccolata super fondente per me e al peperoncino per Dani. Allora, io ho provato la cioccolata al peperoncino di Dani e non è stata una bella scelta. Se sei una persona seria la riprovi. No, io non la riprovo perché sono Una corsa a punta, bere l'acqua. una punta. Via. Invece la mia super fondente è bellissima, super densa. Non so se si nota, ma è venuta in microonde, nonostante il microonde bella densa, se non si era capito. Allora, alla fine non abbiamo fatto niente di che oggi con Dani perché appunto non ero molto in forma. Volevamo andare a mangiare una pizza, ma preferisco nel caso prenotare e vedere se c'è posto per domani sera, che sono un po' più tranquilla. Nel frattempo Dani stava un po' lavorando per il suo tirocinio, stava facendo il progetto finale e io allora ho colto l'occasione e ho visto che mi hanno scritto mi hanno contattata insomma per avere un po' di informazioni sul test di ammissione a psicologia, su Padova, eccetera, eccetera. Quindi ho risposto un pochettino a delle future nuove matricole, quindi sono sempre contenta di aiutare. E niente, che strano, mi fa pensare che cioè, è già passato un anno e mezzo, assurdo veramente, e anzi sono passati 2 anni da quando io ho iniziato a prepararmi anch'io per il test, quindi mi fa stranissimo, che bello, che belli beati loro, 19 anni neanche magari, che si stanno preparando per questa nuova avventura, non sanno cosa li aspetta, che bello veramente, super emozionata per loro. Quindi niente, adesso vado un po' con Dani e cioè vado un po' da Dani e poi andiamo a prepararci qualcosa per cena. Molto, molto easy, penso faremo una pasta. Non ho voglia di fare chissà che. Dunque, dopo cena Dani è stato qua un po' con me. Abbiamo guardato qualche video, abbiamo chiacchierato un pochettino. Adesso è andato a casa perché era un po' stanco. E io stavo guardando un po' di YouTube, qualcosina, adesso magari leggo qualche paginetta del mio libro e poi vado anche a dormire. E domani mattina volevamo andare a allenarci in palestra e poi passeremo la giornata insieme perché è l'ultimo giorno, poi lui inizierà a lavorare in settimana, non riusciremo sicuramente a vederci mai. Sono un po' triste per questo, c'è cioè proprio un mood un po' così oggi. Perché fino adesso è stato bellissimo questi giorni, da quando sono tornata, sempre insieme, poi non dovevo pensare allo studio, c'era proprio vacanza e quindi invece, insomma, da lunedì ci si rimetterà un po' sotto quella routine, però ecco, un po' sono destabilizzata.
Niente, quindi in qualche modo faremo, non ci scoraggiamo, per cui come sempre ci diamo appuntamento domani, ma prima vi ricordo di supportarmi lasciandomi un like, a seguirmi se vi va sui miei social e a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, a domani, ciao!